Hola, io sono Marcus Cron e signori e signori, benvenuti in una nuova puntata di Terrarione. Nell'ultima puntata abbiamo sconfitto The Twin. Ed oggi voglio fare innanzitutto una bellissima Excalibus, eccola qua, che fa 75 danni, quindi non è accio per niente. E poi, prima che mi scordi, volevo assolutamente andare a mettere, a fare, a dire, a baciare il Power Globe. Potrei metterlo, sapete? Perché è molto più, fa molto più danno. Cioè, fa più 12 nella... Aumenta mischia e contraccolpo. Allora no, non te ce metto. Pappappero. Mettiamo questo qui che aumenta il 15% del danno e ci dà 4 a difesa. L'unica cosa che volevo fare era prendere delle lentine che dovrei aver messo qui, quelle nere. E prendere le lentine queste qui. Andare dal mio amico Fritz, dirgli: ehi amico Fritz, come si fa l'optico staff con 20 anime della visione? Io ne ho 20, perfetto. Spero che si possa fare qui. Diamo un occhio e abbiamo anche la Optic Staff che fa da... No, cazzo, mi è uscita danneggiata, ma guarda che sto sfigato, eh. Sono davvero, davvero, davvero sfigatissimo. Vediamo che ore sono. Sono le 3 del pomeriggio. Le 3 di notte sono, cazzo. No, lo volevo subito. Lo volevo fare subito, ci proviamo. Offensivo, più 3, più va bene, buono. E invece questa c'è uscita vergognosa. Appassionata. Omicida. Va benissimo. Regà. Perché non me lo evoca Cicci Frulli? Cicci Frulli. Perché non mi ti evochi Cicci? Vediamo intanto questo. The Twin. Ci sono dei piccoli The Twin che ci seguono. Ma che carini. Ma posso potenziare tutto questo effetto con altri effetti effettosi? Tipo, ne so. Dov'è? Dov'è quella? Dov'è? Dov'è la crafting table che ti... Eccola qua. Accoppia. Accoppia. Cioè, se mi metto quella tiki tiki tiki, che succede? Vediamo che fanno quando siamo lontani. Si teletrasportano da noi. Fantastico. Andiamo verso l'allo perché non c'è mai nessuno stronzo di là dalla corruption. Eccoli che carini. Ciao Cicci Frulli, come state? Voliamo su tra gli occhi blu e poi scendiamo giù. Andiamo, chietti, andiamo a vedere che cazzo fate, quanto fate, come lo fate. Perché non sembrano fare tanto di più di... Sparano laser dagli occhi e fulmini tonanti dal culo. Ma chi state sparando? A dei mammi. Guarda che fighi che sono. Uno gli va addosso e l'altro gli spara, giustissimamente. Ma che va, prendete con lo scorpioncino. Comunque si stoppano, raga. Cioè. E poi ricordatevi che questo è gratis, eh. Cioè, nel senso, io non faccio nient'altro. Beh, non è male, eh. Mi piace, mi piace. Mi piace. Mi piace, mi piace. Perché non si rigenera? Beh, comunque. Ma che cazzaccio di ore sono? Io voglio evocare Ciccio Prime. Ma le 5 del pomeriggio, le 5 del mattino? Ma non è che Ciccio Prime va su... Su coso? Su. Vabbè, visto che non ce l'abbiamo, faccio l'altra cosa che mi stavo per scordare di fare. E poi devo andare assolutamente a farmare oro, eh. Allora, intanto ci prendiamo le crafting station che non ci abbiamo, che sono... la steampunk boiler, il blendomatic e qui c'è il jetpack. Lo prendo giusto per vedere che effetto che fa, eh. Allora, io premo soltanto una volta. Ma perché stai usando le ali? Ah, infatti. Allora, fermi. Vediamo fino a dove arriva. Mi sembra un po' una cagata, eh. Vediamo un po'. No, superato abbondantemente, sto jetpack fa cagare. Permette il volo e la caduta lenta. Sì, vabbè, ma porca puttana, fai schifo. Fai super schifo, fai più che schifo. Si possono mettere gli oggetti estetici? No.
Quindi ho sprecato dei soldi inutilmente. Comunque qui c'è lo steampunk boiler che non so che cazzo serva. E il blendomatic che ci serve per fare l'asfalto. E questa è una figata pazzesca. E io ci farò le arene così. Io non capisco perché non mi fai evocare lo scheletro primario. Lo scheletro prime voglio. Voglio scheletro prime, ragazzi. Ragazzi, citatevi scheletro prime. Non eri io, vabbè. Ma dormo. L'ho cliccato a cazzo ed è uscito. Molto bene. Dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare. Ho paura, regà. Ho paura. Perché non arriva? Ho tutto il tempo per bermi un tè. Regà, perché non arriva? Dov'è finito? Dove sei cacciato, Carmen Sandiego? Skeletron? Skeletron? Pronto? Non. Si è rotto. Ah, raga, abbiamo rotto Skeletron. Amico Skeletron? Ma dov'è? Chi è che spara? Ah, sono loro. Ma dov'è Skeletron? Ehi, Skeletron! Raga, ma che cazzo gli si prende Skeletron? È impazzito. Io ne evoco un altro. Pappapero, sì, cioè ce ne avevano due. Ce li ho per evocarli? Sì. Eccolo qua. E mo' arriva, eh. Porca puttana, si arriva. B, tutte le pozioni. Proviamo, regà. Vieni qua. Ehi, questo fa malissimo. Mamma mia, quanto cazzo di danno gli fa, regà. Quanto cazzo di... Guarda, 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 guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano. Una me la sono portata via così! Una me la sono portata via così! Vieni qua, dammene un'altra. Comunque i fratellini, gli occhietti stanno gobulando, eh. Cioè, gliela danno, gliela mollano. Regà, troppo forte st'arma. Vogliamo provare anche la mia amica qui? Non c'è niente a che vedere. Niente. Dai, regà, menategli a questo fio della mignotta. Via, via, via. Via, damose, damose, damose. Spariamo io un po' di colpi così. E poi vai di minigun. Ci siamo ripresi la vita. Vienimi vicino, vienimi vicino, vienimi vicino. Vieni, vieni, dai. Picchiami. Peccato che non mi si avvicina con le mani. Eccolo, eccolo. Vieni qua, lurido. Vabbè, è divertente. Ah, no, quello no, quello no, quello penso che possa far male. Vai che se ce ne siamo presa un'altra. È un po' tosto fargli danno così. Quella lì me la porto via con questo. Vieni qua. Vieni qua, manina bella. Raga, gli faccio troppo male. Dove cazzo stai andando? Coglionazzo. Oh, oh. Ma dove è andato? Non era mai successa una cosa del genere. Cazzo, che dolore. Cazzo, che dolore. Ma che succede se gli rompo prima le mani? Ma è programmato perché io non possa seguirlo? Vabbè, allora ti picchio così. Facciamo così. E vai. Tiè. Mi sono messo l'emblemino. Buddha, 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 Buddha. Dai ragazzi, fategli vedere chi è. Chi siamo più che altro. Vieni qui, vieni qui. Uff, guarda come frulla. Dai che te la levo sta cazzo di mano. Ma guarda che infame, eh. È infame fracico. Ah, t'ho inculato, t'ho inculato, t'ho inculato. E mo che fai? Vai verso il basso? Cazzo, 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 cazzo. Però è divertente combattere così, raga. È la prima volta che gioco a terra. Ha finito? No, no. Vieni qui, vieni qui. Se ne va. Sei proprio un pusillanime, Skeletor. Ti ricordavo più forte. Dove sei finito? Eccolo, eccolo. È divertente. Eh no, devo picchiarlo comunque come cristiani. Ma uno che è sparito? Ah, ecco.
Gli occhi sono pure fighi perché ti dicono dove sta il nemico, capito? Certe volte spari a cazzo di cane. Senti, mi vieni addosso con quella mano? Mi spari con la manina? Mannaggia la puttana, me te la porto via, eh. Dai, 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 ci sono quasi io, gli ho quasi tolto la mano, raga. Vieni qui. No, vieni qui, porca la puttana, quanto cazzo sei veloce. Vieni qui. Ti prendo in contropiede, guarda. No, non viene. Eccolo. Ciao Ciccio, come stai? Dov'è la tua mano? E mo sparo la mano. Ulle! Vieni qui. Vieni qui, giù. Vieni, 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 vieni. Regà. Porca puttana. Che dolore, regà. Che dolore. Cuoricini, cuoricini, ci servono cuoricini. Gli spruzzo un pochino del de latte rancido. Eccolo. E cazzo, 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 dolorissimo. L'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso! L'abbiamo ucciso! L'abbiamo ucciso! Il figlio di puttana è morto, signori! E signore, abbiamo ucciso Skeletron primario ed abbiamo un sacco di oggettini nuovi! Ed è bellissimo! Tipo! Finalmente possiamo fare questo qua, dov'è? Oh, il perforascia! Dove lo mettiamo? Al posto di questo che non ci serve più. È quello che vogliamo ed è la velocità dello scavaggio. Andiamo a testarla. Oh yeah. Oh yeah. Fantastico. Maraviglioso. E con tutte ste altre cagate. Sono molto contento degli occhi, tra l'altro. E con l'anima del potere, che possiamo fare? È vero, possiamo fare gli emblemi. Emblema Avenger, ma... Ah, no... Non c'è differenza? Davvero? Quindi con l'anima del potere soltanto questo potevamo fare. Con l'anima della notte no, abbiamo già visto. Con l'anima del terrore c'è qualcosa. Il lanciafiamme, 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 regale, lanciafiamme. Parti di pistola illegale, lanciafiamme, lanciafiamme. Prendiamo il lanciafiamme, facciamo il lanciafiamme. Il lanciafiamme è fighissimo. Però non è tanto forte, se devo proprio essere sincerissimo, eh. Non lo so. Beh, signori, io direi che questa puntata può terminare qui. Facciamo soltanto i... E gli andiamo a chiedere... Questo si è impallato, sto occhio. Occhio barugato. Oppela. Andiamo a vedere come si fanno questi. Dove si fanno? Nel laboratorio dell'inventore. Che dovrei aver messo dentro una chest chiamata... Porca puttana. No, non è vero. La mettiamo qui. Vediamo un po', vediamo un po'. Non me lo fa fare. Se io metto questo, mi fa fare Avenger Emblem. Se io metto quest'altro, me ne fa fare un altro. Però io non riesco a capire. A me sembra che lo faccia a tutti. Cioè, tutti i danni possono essere aumentati del 12%. Quindi è molto meglio, non devo più switchare. Andiamo a vedere che cosa può diventare con il Celestial Magnet. Cazzo, il Celestial Magnet! L'avevo utilizzato. Diventa 15 increase. No, 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 magic non mi interessa. Questo con l'occhio del golem diventa 10 in più di danno e 8 possibilità di critico. Con il guanto diventa mischia e 10 maggior danno e velocità di mischia. Signori, direi che abbiamo trovato il vincitore del concorso. Temeno come un fabbro. E patapim, abbiamo il mechanical glove. Adesso siamo davvero davvero molto forti. E devo dire che sono molto indeciso tra l'evocatore, la mischia e il mago. Probabilmente poi finirò come sempre sul mago. Però io cerco di fare un misto. Beh, la puntata è finita. Bella regà.